Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite un giovane cantautore, Elia Turra. A questo punto la domanda più spontanea, per chi non ti conosce, come lo descrivesti oggi, chi è Elia? Beh, innanzitutto ciao a tutti, ciao a voi, ciao Pietro. E come mi descriverei così allo stato attuale delle cose del mio percorso, intendi? Sì, come ti descrivi in generale? Sì, certo, infatti, perché poi comunque è un percorso che va avanti, non so come mi descriverei, come un ragazzo, non più proprio, purtroppo adesso ne ho 34 fatti da poco, come un cantautore, diciamo, un po' quello che sono, un ragazzo che cerca, ha sentito questa, diciamo, urgenza di esprimersi, di comunicazione. E diciamo che imbracciando una chitarra e scrivendo appunto testi, e poi è uscita questa urgenza comunicativa e un po', diciamo, si è espressa tramite quella che è la forma canzone, ecco, diciamo. A questo punto intanto parliamo dell'ultimo singolo, Punk di quartiere, che in realtà poi è rock, non è proprio il punk classico. Esatto. Come nasce questo brano? Da cosa trae ispirazione? Sì, e come hai detto tu, Pietro, in realtà non è punk, e il titolo, infatti, chiaramente magari uno non conoscendo il brano, magari leggendo il titolo, si aspetta, può aspettare ovviamente subito per associazione un brano punk, però è più un discorso, allude più all'essere punk di spirito, nell'anima, metaforicamente, più che dal punto di vista estetico o di genere proprio. E trae un po' ispirazione, appunto, come hai annunciato prima tu. Il brano è il secondo capitolo di questa trilogia, che si chiama Trilogia di Quartiere. E cos'è la trilogia di Quartiere? Come nasce? Quando mi sono reso conto a un certo punto in cui stavo valutando quale canzone far uscire come eventuale singolo o meno, ho un po' valutato le canzoni che avevo, diciamo, nel cassetto, quelle, e così, e ho pensato, cavolo, però, cioè, col senno di poi, perché non le ho scritte volutamente queste tre canzoni per dire faccio una trilogia, sono uscite in momenti diversi, naturalmente. Poi però, riflettendoci, ho pensato, però ho tre canzoni che parlano e sono ispirate rispettivamente ai quartieri dove ho vissuto da quando sono nato ad oggi, diciamo. La prima canzone che è uscita è LSB, il singolo precedente, diciamo, il cui videoclip è già caricato su YouTube e tutto, era riferita alle case San Bernardino, alle case popolari del quartiere, diciamo che è un quartiere di Verona dove sono nato e cresciuto, di San Bernardino. Infatti LSB starebbe per Little San Bernardo, è un gioco di parole per dire, appunto, gioco di parole tradotto letteralmente in inglese sarebbe piccolo San Bernardo, quindi San Bernardino. Questa invece, Punk di quartiere, che è la seconda, parla di un periodo, diciamo, della mia vita che va dai 18 anni ai 30, ed è il brano un po' ispirato al quartiere di Veronetta, che è sempre un quartiere della mia città di Verona, molto, diciamo, nasce. Allora, adesso negli anni è un po' cambiato. Ai tempi, fino a 10 anni fa, ha mantenuto un po' questo spirito, era molto underground, quasi considerato quasi pericoloso perché era tanto multietnico, c'era ai tempi tanta povertà, tanti stranieri, cioè, nel senso magari alcuni non aveva una bellissima fama, ecco. In realtà poi negli anni è migliorata tantissimo la situazione, sia a livello di integrazione
quindi di rispetto reciproco di l'uno dell'altro, ed è anche bello questa cosa di vedere questa multietnia, ma proprio a livello anche culturale, sociale, diciamo che è diventato un centro nevralgico universitario, perché ci sono vari poli universitari lì, tanti locali per i giovani, quindi ci sono tante associazioni culturali. E niente, quindi diciamo che ho vissuto la mia post-adolescenza dai 18 fino ai 30 anni lì in questo quartiere. Quindi essendo un quartiere molto energico, molto che ha mantenuto questo spirito underground, molto artistico, ho chiamato punk di quartiere così. Poi appunto il brano, come hai detto, in realtà è molto rock, è uno dei pezzi più energici che ho fatto, bello, bello carico, pieno di vita. E basta, io adesso in realtà, anche se poi il futuro brano della trilogia, il terzo ed ultimo, che uscirà verso fine maggio, parla del quartiere dove vivo attualmente, quindi dai 30 anni ad oggi, ed è più una zona leggermente più di periferia, più dove in mezzo al verde, in mezzo ai campi, quindi dopo due quartieri, diciamo in mezzo più proprio nel centro, comunque più di mezzo alla strada, al traffico. Questo invece è un quartiere più tranquillo, cioè dove sto ora, che è al Porto San Pancrazio. La canzone si intitola Oltre Adige ed è diciamo, un brano dal timbro più bucolico, l'ultimo della trilogia, dove appunto rispecchia un po' il mio stato attuale, cioè il mio periodo di vita attuale, che ho 34 anni, diciamo che dove qui sono molto più tranquillo, diciamo che mi faccio le mie passeggiate nei campi, che ci sono tanti campi, tanto verde, sono più sereno, però diciamo che sono sempre molto legato a Veronetta, quindi al quartiere a cui è ispirato il brano, il mio singolo attuale, perché diciamo che tuttora ho i miei amici lì, ho casa dei miei genitori, quindi diciamo che se non sono a casa, bazzico sempre lì, in quartiere Veronetta, a cui è tratto il brano, punk di quartiere. Abbiamo notato una copertina in bianco e nero, al contrario dell'altro singolo, LSB, dove il quartiere è colorato. In questo caso, nella copertina di rock, punk di quartiere, è in bianco e nero dove soltanto due colori, cioè un colore predomina, il giallo, che sono le Sì, scritte. esatto, sì. Come mai questa scelta di queste due copertine differenti e molto contrastanti? Ma allora, questa, cioè, è una bella domanda pertinente. In realtà ti dico, qui non c'è stato un ragionamento dietro troppo articolato, semplicemente un po' per gusto visivo, artistico. La foto precedente, anche quella del brano di LSB, è molto emblematica perché sono io di spalle dentro proprio quelle case del popolari dove appunto ero nato e cresciuto, quindi ho tutte le case, queste case diciamo popolari davanti a me. Comunque è colorata, sì, però anche lì, se fai caso, c'era un po', è più una cosa, cioè si perde un po' questo, non sono colori diciamo troppo vivaci, si perde un po' tutto su questo cielo grande un po' grigio sopra. Punk di quartiere, dopo in realtà avevo lo sfondo della foto, ero vicino alla stazione di Porta Vescovo, che per chi è della città, insomma, qui di Verona saprà, volevo un po' rappresentare il quartiere, però poi in realtà col senno di poi mi ero accorto, avevo un muro pieno di graffiti e murales dietro di me. E da una parte rappresentava bene questo spirito underground, come ti dicevo, anche un po' punk dal richiamo del nome, però erano un po' troppo colorate, c'erano vari colori, graffiti, e poi pensandoci bene ho pensato, erano troppi colori e mi sembrava non rappresentasse troppo lo spirito del brano, che nonostante sia un brano rock molto energico, l'inizio del brano ha queste sonorità che, almeno quantomeno me che ne sono l'autore, comunque secondo me hanno un qualcosa di oscuro, quasi di western, parlo più, non so, dell'intro. E allora alla fine ho optato per questo bianco-nero perché mi sembrava fosse più pertinente con le atmosfere che richiamano il brano, almeno per me. Poi ci sta che alla fine la musica è un po' soggettiva, quindi magari alcuni arriva e percepiscono qualcos'altro, ci sta, non per forza devono percepire ciò che è mio. Io chiaramente mi baso sulle mie sensazioni, cerco di dare un po' con gli imprinting di quello che io sento. Poi se qualcuno riceve altri feedback, altre sensazioni, ben venga, diciamo che ognuno si farà poi il suo viaggio e avrà le emozioni, insomma, che gli vengono naturalmente, ecco, ascoltandolo.
Nei due brani comunque abbiamo effettivamente notato la differenza proprio di ritmo nel primo nel caso di LSB. Sembrano un po' l'influenza di un rocker, diciamo un po' rocker particolare, un Daniele Groff di anni, il primo Daniele Groff, ma poi invece con il nuovo brano praticamente c'è quel rock più classico con la chitarra e riporta un po' un pochettino quel classico rock. Sì, sì, è vero, nel senso il primo è vero che richiama un po' più quel rock tipico, più d'autore, cioè quell'intro anche con quel riff di chitarra acustica, e diciamo che il primo è sicuramente più intimo, ecco, è un quadro più intimo, anche più quasi malinconico, diciamo che sono andato anche un po' contro quello che poteva essere tra virgolette, un interesse nel gusto. Diciamo che ero talmente entusiasta di queste idee, di questa trilogia e tutto, che LSB lo ritengo un ottimo brano. Forse magari non ha quell'essere catchy, quell'essere orecchiabile che arriva all'utente medio, magari di Spotify, tutte le cose streaming. Quindi magari, non so, non era la scelta giusta potenzialmente, dico, per fare un brano che potesse avere, che ne so, si punta, sai, chiaramente ai tanti ascolti, a qua di là, ma ho pensato semplicemente a fare qualcosa che mi piacesse, in cui credevo. E comunque sì, come dici, ha un timbro, un respiro più proprio tipico del songwriter, cioè del rocker d'autore, mentre Punk di quartiere richiama un po' più le sonorità rock britanniche quasi, quindi qua indie rock proprio da band, da guitar band, come si dice, quelle chitarre e quant'altro, c'è l'assolo finale, quindi diciamo che più che un brano come rispetto all'SB solista d'autore, è quasi più un brano da band effettivamente, quindi concordo con quello che dici, sì. In realtà su questo qui, su Punk di quartiere, il mood come l'avevo pensato, come doveva suonare, doveva più suonare così, doveva più essere una cosa più da rock band che da solista, cantautore, quasi, diciamo Nella l'approccio. realizzazione dei testi, nascono prima le parole, nasce prima un riff, un beat, oppure possiamo dire che per caso nascono insieme? E allora, nella maggioranza dei casi nasce poco prima, nel mio caso, il giro di accordi. Trovo un riff, qualcosa appunto che mi piace, un giro di accordi, e su quello poi inizio subito ad adattare il testo, che viene subito dopo. Adatto un testo che musicalmente che ci stia bene. Io ti dico poi, Pietro, io in realtà vengo dalla poesia, cioè scrivo poesie da quando sono piccolino, ragazzino, quindi sono anche stato tanto abituato a scrivere in prosa o comunque appunto in metrica, in forma poesia, quindi senza musica. Ho iniziato a suonare la chitarra dopo negli anni e con la chitarra invece cerco di incolare il testo al riff di chitarra che nasce, ecco tutto. Ci sono però casi magari più sporadici, un po' più rari, dove magari ho un testo che mi piace particolarmente, su cui magari mi ripropongo di musicarlo. Quindi in quel caso faccio il processo inverso. In quel caso il testo ce l'ho già fatto, prendo la chitarra e cerco di adattare un giro di accordi che possa andare bene con le metriche del testo. Quindi principalmente prima la musica, poi subito dopo il testo, in alcuni casi magari può capitare anche il contrario. Suonare dal vivo, hai suonato dal vivo, Sì, sicuramente. adesso è dal 2020 che suono molto spesso live, quindi nei vari tanti locali, bar, è capitato anche qualche palco magari un po' più, diciamo, un po' più grande, insomma, negli anni. Quella comunque sì, è una cosa che mi piace molto. E anzi, ti dirò, appena ho scritto le canzoni, le mie prime canzoni, ancora prima di registrarle e pubblicarle, diciamo, su tutte le piattaforme musicali, in realtà mi sono fatto 1 o 2 anni a suonarle puramente live, perché volevo comunque
Uno, tra virgolette, farmi le ossa, farmi un po' di gavetta ancora prima di andare in studio. Volevo proprio approcciarmi con lo strumento e avevo questa necessità di cantare queste cose che avevo scritto davanti a un pubblico. E quindi mi sono fatto questo anno, 2 anni a fare tanti concerti, tanti, come ti dicevo, bar, locali di quartiere, di periferia. Fino a quando poi è arrivato il momento in cui mi è venuta voglia, l'entusiasmo e tutto di dire: bene, è arrivato il momento anche di andare in studio, registrarle bene e dare la possibilità alla gente che magari che mi hanno sentito nel corso dei mesi, degli anni, che magari si erano anche affezionati alle canzoni o magari insomma a cui piacevano, di poterle ascoltare tutte le volte che volevano, ecco, sulle piattaforme. Qual è stata la prima sensazione che hai provato nel momento in cui ti sei trovato a tornare dal vivo con davanti a un pubblico che era lì, quell'occasione soltanto per ascoltare a te? Quindi sentivi quell'energia comunque che involontariamente ti arriva da queste persone e tu che ritrasmetti a quelle persone. Qual è la tua sensazione in quel caso? Sì, guarda, è veramente una sensazione, è molto bella, cioè una sensazione proprio quasi di purificazione e liberatoria, è come un flusso di energia che esce dal proprio corpo. Non so come dire, poi io per come sono fatto in ogni concerto che faccio, in ogni show, do tutto me stesso, cioè finisco proprio per cantare, cioè veramente cantare con il cuore, nel senso che quello che faccio poi mi medesimo, mi lascio trasportare e do tutto me stesso. Infatti, che sia inverno, estate, primavera, qualunque stagione, mi capita spesso di suonare, poi magari mi metto in maniche corte perché sudo tanto, perché veramente è come, cioè, con la chitarra cantare, finisco magari un concerto, capito, che sono provato, sudato, e cioè è come fare, faccio un esempio per dare l'idea, una corsa, una grande maratona di 1 ora, 2 ore, bella impegnativa, e poi finire, sai, arrivare al traguardo, essere tutto sudato, ma sai quelle sensazioni in cui comunque hai buttato fuori tutte le endorfine e ti senti bene, cioè qualcosa di liberatorio che hai fatto, in cui hai dato il cuore, hai messo tutto te stesso, e quindi è qualcosa, tutto quel qualcosa che hai buttato fuori e che avevi bisogno di buttare fuori. Il fatto è che una corsa, quando si fa una corsa e si suda, si fa sport, lo si fa. Cioè, nel senso, magari si è da soli, lo si fa e si sta bene. Qui è ancora più bello perché si suda, si dà il massimo, ma è una cosa a due. Nel senso, io do, il pubblico riceve e è un dare a bere, perché comunque anche il pubblico da me, perché poi il cantare le canzoni assieme, ecco, io poi mi considero molto fortunato perché dai concerti che ho iniziato a fare, ho sempre notato e visto un bellissimo trasporto da parte del pubblico. Cioè, ho sempre visto, cioè, le canzoni, per mia fortuna e per mio piacere, ho visto che sono sempre arrivate abbastanza immediate, cioè ancora prima che le pubblicassi, le persone l'ascoltavano e dopo già, magari se non era la prima, la seconda volta, già cantavano i testi a memoria. E erano partecipi, mi dicevano bella quella, non lo so, mi chiedevano un bis, faccio un esempio. Quindi è veramente bello, appagante ed emozionante vedere questo ritorno dal pubblico e soprattutto questa cosa partecipe. Non so, perché magari mi capita io stesso quando, che ne so, sono in un bar, in un ristorante, così, sai, molto spesso magari vedo, ci sono dei gruppi che magari suonano, per lo più magari vedo, non so, gruppi che suonano cover, però sai, più quella cosa che c'è anche, ci sono anche quei gruppi, quella cosa, la musica da sottofondo, che ne so, magari ci sono alcuni locali dove la gente mangia, fa il proprio e magari c'è il gruppo che suona di sottofondo. E per carità, anche quello è un altro mood che ci sta assolutamente da tenere compagnia e rispetto assolutamente anche per questo tipo di mood. Però ecco, io per come sono fatto, per come ho iniziato, e se no che do più priorità, praticamente il 95% della priorità la do, cioè priorità, mi viene da fare canzoni mie a dispetto delle cover, e qua, nel senso, farei fatica in un contesto così in cui
cioè, se mi trovassi a suonare come cosa da sottofondo, in cui sento che il pubblico non c'è un ritorno, capito? Sono proprio abituato, diciamo che mi sono sempre trovato in questi anni a interfacciarmi con un pubblico molto partecipe e in cui sento questo ritorno. Quindi questo per me è molto importante, vedere il coinvolgimento del pubblico e sentire che ciò che comunico arriva e quindi si crea questa bella energia, questo flusso di condivisione. Ecco, è molto bello questo, assolutamente. Se dovessimo trovarci in una situazione in cui il punk di quartiere dovesse suonarlo in un altro genere, perché dice quel momento, come esempio, un esempio banale, nel film Blue Exploder, dove si trovano in un locale che fanno country e loro fanno blues. Nel caso in cui tu dovessi dire io vorrei suonare questo brano utilizzando quello stesso sesto in un altro genere che non è rock, con quale genere suoneresti? E beh, penso che allora semplicemente distorcerei un po' più le chitarre e allora lo farei davvero punk a questo punto. Cioè, renderei le chitarre più aggressive, un po' più distorte e anziché lasciarle come ora in cui magari sono più rock, indie rock, rock soft, la farei allora forse punk a tutti gli effetti. Sarebbe divertente provarlo, ecco. Ci sono artisti in cui ti sei ispirato nel tempo, comunque involontariamente ti porti un po' dietro perché chiaramente ti hanno influenzato o hai saputo cogliere e fare tuo, non rubare, ma fare tuo quelle caratteristiche del modo di lavorare oppure di suonare o di cantare. Sì, allora, sicuramente ti darei però più della scena alternative indie rock, parlo più inglese, anche americana, qualcosa, nel senso che sono le mie influenze principali. Se ti devo fare un nome tra tutti, ti dico Peter Doherty, che è un musicista inglese, ha fondato la band rock londinese, i The Libertines, e poi Baby Shambles. Lui, diciamo che anche lui ha la passione, lui nasce, cioè, nasce come musicista, cantautore e anche poeta. Diciamo che ha un po' questa poetica, un po' bohemienne, un po' simil maledetta, c'è cioè, molta attenzione alla musicalità, ma anche alla poesia, a un testo che anche a leggerlo senza avere la canzone in sottofondo comunque dica qualcosa. E ti dico, sicuramente ho fatto qualcosa mio di, come dicevi tu, cioè non di rubare, ma di anche inconsciamente, sai, quando si passa, cioè alla fine sono anche i The Strokes americani, un po' quello stile lì, quando si passa tanti anni, io li ascolto da quando ho 13 anni ad adesso, insomma, che ne ho tre, io ascolto tuttora, che ho 34 anni, quindi anche non volendo assimili un po' quel modo di suonare la chitarra, quell'approccio di quell'attitudine sul palco, l'approccio di scrittura, un po' ti direi loro. Poi mi piace anche tanto il cantautorato italiano, diciamo che è un po' misto della mia formazione tra quella scena indie rock alternative londinese americana. E anche tanto cantautorato, mi piacciono molto Dalla, De Gregori, anche Battiato, Piero Ciampi, che è uno meno conosciuto, un po' più di nicchia, poco ricordato, ma è stato un grandissimo, proprio anche lui poeta, outsider, quindi sì, è un misto, diciamo che è un fatto mio, ma anche inconsciamente, senza mai, però se dovessi fare un agglomerato di tutto ciò che sono le mie influenze, ti direi scene Pete Doherty in primis, comunque scena londinese, americana, di tutto quel filone indie rock, quindi The Strokes, The Libertines, e poi tanti altri gruppi, e poi tutta la scena cantautorale italiana, misto, un agglomerato, e diciamo che da quella cosa viene fuori quello che sono io, probabilmente, perché sono le mie influenze proprio. A questo punto progetti futuri oltre a promuovere chiaramente questo disco.
questo singolo? E adesso, allora sì, appunto, oltre a continuare la promozione di Punk di quartiere, e questo venerdì suonerò, oltre al discorso interviste, promozione, suonerò live in un bar qui a Verona, al Caffè Pedrotti si chiama, in via 20 settembre, questo venerdì 29, dove condividerò il palco con un altro duo di miei amici musicisti, si chiamano Fight for Four. Suoneremo dalle 9 in poi, e poi il prossimo progetto, appunto, sto già registrando quello che sarà il terzo capitolo della trilogia. Come ti dicevo prima, sarà Oltre Adige e sarà il capitolo finale che parlerà del mio capitolo di vita, diciamo, dai 30 anni ad oggi. E quindi niente, sono già proiettato a questo nuovo pezzo che sto tuttora registrando. E dopo che uscirà Altre Adige, comunque ho già tante nuove canzoni nel cassetto, uscirà anche una mia raccolta di poesie, ho appena firmato da poco il contratto di edizione tramite un editore, quindi sarà presente poi il libro nelle librerie online, tutto il libro in vendita, sarà la mia prima raccolta di poesie, e quindi niente, tra musica e poesia principalmente, ecco, dicevo. A questo punto, perso nelle note delle tue canzoni, ci mancano due cose fondamentali. Dove poterti raggiungere gli indirizzi? E chiaramente la battuta viene spontanea, non di casa, ma i social, e i saluti finali. Certo, allora potete trovare la mia musica, innanzitutto su tutte le piattaforme digitali musicali standard, quindi Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, per i link di riferimento, e comunque cioè, potete seguirmi anche per restare aggiornati su tutti i miei concerti, tutte le novità, sui miei canali social, e quindi TikTok, dove mi trovate come Elia Turra, nickname Punk di quartiere, tutto attaccato, che è il titolo dell'ultimo brano. Su Instagram, appunto, sempre il mio nome e cognome, Elia Turra, con 3 R, in questo caso Turra con 3 R, lo specifico perché compare anche un vecchio profilo che avevo, ma inutilizzato, a cui non posso più accedere, quindi ci sono due profili, quello giusto e quello aggiornato ad oggi, con 3 R. Niente, quindi TikTok, Instagram, che è quello che uso di più principalmente, e poi insomma anche Facebook, dove potete richiedermi l'amicizia. E lì trovate tutte le novità sui concerti e le canzoni e quant'altro. Ecco. E niente, per il saluto, siamo arrivati ai saluti, Pietro, quindi. Allora niente, saluto tutto il tuo pubblico, tutti voi, grazie per la bella chiacchierata e speriamo di risentirci presto alla prossima canzone della trilogia di quartiere, allora. A questo punto ci diamo appuntamento oltre alla presentazione del terzo brano, ma anche alla presentazione del libro di poesia. Così. Certo, si intitolerà Campofiore e uscirà entro quest'estate, quindi non ho ancora una data certa, ma entro quest'estate, quando sarà, ovviamente condividerò la notizia sulla data di uscita e tutto. Questo mondo ci diremo a primavera, l'estate, ci incontreremo di nuovo per parlare di questo libro. Assolutamente, sarà un piacere. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro.